Ciao Polletti, questo è Electric. Ciao a tutti. Tu lo conoscevi questo? Io ti dico che io sono iscritto al tuo canale da quando ti spammò la prima volta a pezzo. Wow, è un sacco di tempo. Gli avevi fatto l'avatar, quello con tipo Bowser. Che ragazzi, il cosa banner. Mi ricordo. Comunque, siamo qui a casa di Marci addirittura, neanche a casa mia. Io sto a Milano e ve l'avevo detto tra l'altro che sarei venuto qui. Quindi, ciao, sono qui. Ciao. E oggi disegniamo con Marci. Abbiamo disegnato con Charlie, l'abbiamo messa alla prova. È stata distrutta dalla potenza di queste mani. E ora siamo venuti qua per distruggere Marci. No. Distruggere perché... Aspetta, spieghiamo il perché. Allora. Abbiamo già fatto un video. Abbiamo già disegnato. Posso far vedere uno spoiler? Aspetta. Vai, fai vedere qualcosa. Facciamo vedere. Ah, facciamo vedere lo stesso però. Chi sceglie? Goku. Goku, ok. Ragazzi... Noi scegliamo un tema e questo è un esercizio che consiglio anche a voi per, non so, per il bello del disegno tante volte sta nel chiudere i lavori. Quando si perfeziona troppo il disegno tante volte è una perdita di tempo. Noi in un minuto disegneremo, un minuto, anche 30 secondi a volte, un personaggio. E chi avevamo detto che qual era il tema? Pokémon. E faremo a random grazie a Random Pokémon Generator. Qui c'è il Random Pokémon Generator, guardate quanto è bello. Che bello. Davanti a Marci. Ciao, sono Pokémon. Però voglio ricordare una cosa, che il buon Marci, ovvero il sottoscritto, non è capace neanche di disegnare una pera, una mela. Non è vero, l'ananas lo fai molto bene. L'ananas, ragazzi, perfetto. Vabbè, ma poi quando facciamo la gara disegniamo frutta, disegni un ananas. Cosa faccio? Genereremo un Pokémon a caso, lo disegneremo. Fino alla terza generazione, non andiamo oltre perché non vorremmo non aver memorizzato questi altri Pokémon nuovi. Pronti? Vale. Generiamo ed è Charmeleon. È uscito Charmeleon. Bellissimo Charmeleon, ci sta. Ottimo per iniziare. Allora vai, metti il timer. Io giusto. Intanto ogni volta ti faccio lo screen che poi te li passo. Voglio dire un minuto per scaldarci. Un minuto poi per scaldarci. Da lì in poi iniziamo con i 30 vai. Secondi che è più violento. Via. Vai. Allora, Charmeleon, piccolo drago. Io non sto neanche guardando il riferimento, penso. Però forse un pochino lo devo guardare. Io qualche volta lo guarderò perché... Bocca da drago. Oh, troppo grande l'ho fatta. Vabbè. Adesso sembra molto più una lucertola che altro, però va bene. E mamma mia, quando sarà 30 secondi sarà un macello perché. Perché guarda adesso, facciamo le braccia incrociate. Siamo già a 30 secondi. Il mio è un po' bruttino, sai? Non ci credo. Non ci credi? So che ti stai impegnando molto, che stai migliorando. E che da grande volevi fare il disegnatore professionista. Di sicuro sto migliorando, quello è vero. Rispetto a prima. Tempo! Ecco. Si vede, vediamo se si vede. Sì. Sì, si vede, zoomiamo. Zoomiamo sul telefono. Allora, è effettivamente più bello di tutto. Però ci sei andato molto vicino. Devo togliere. Se togli questo qua è già più bello, guardate. Sono gli stocchi più carini. Perché un Charmeleon che ha combattuto. Sì, si è fatto male. Sì, hanno distrutto. Però è più bello il tuo. È vero, potevo fare la coda col fuoco per mettere il tocco di classe. Hai capito. Però. È come fare sin da qui col fuoco spento. Adesso generiamone un altro. Un altro di, questa volta Giotto, come lo chiamiamo? Giotto, che però puoi generarne un altro di canto. Sì, comunque. Vado, 3, 2, 1, vai. La madonna! Sui cune, signori, allora, sui cune. Aspetta. Non so perché guardavo la telecamera. Facciamo così, ti faccio lo screen di questo. Anche io voglio salutare. Abbiamo Suicune. Questo è difficile. Sì, questo è difficile anche per me. Ok, vai. Ah, possiamo, tipo, un minuto di vai, avanti. Un minuto, 3, 2, 1, vai. Via. Allora, lui c'ha questo affare in testa che è tipo... Non si sa che è. Questo anello. Si giocano a basket. Quando era sì, piccolo... Infatti, giocavano a basket con su. Con cose. La sua testa, sì. Poverino. Raikou e Entei giocavano a basket su di lui. Sti bastardi. Stronzi. Ah, lo prendiamo sempre in giro. Erano mezzi razzisti questi, perché loro somigliano di più a un animale. Sui cune no. Sì, lui non si sa che cos'è in di massimo. Sono i cani leggendari, ma non hanno niente di canino, hanno più di felino in realtà. No, il mio è caruccino. Wow, io ci farei una maglietta che con questo suicone. Così simpatico. Oh. Ha delle macchiette, 51 secondi, ha queste cose qui. 57, ce l'ha la coda, non lo so, facciamogli una coda. Tempo. Wow! È andata molto meglio ancora, Marci. Stai migliorando moltissimo. Diciamo che... Guarda. Allora, è meglio il tuo, assolutamente. Però io l'ho fatto volutamente simpatico, hai visto? Dimmi se non è una bellissima mascotte da avere su un canale. Sì, lo potremmo chiamare... Sulcool. Sulcool. E siccome è un cane leggendario, ovviamente fa bau.
Infatti, io sai che adesso ci ho ripensato quello verso che dicevo. Che ogni volta, no, io da piccolo, qua devo guardare, sì. Quando giocavo a Pokémon Argento e mi capitava, sai che ai tempi su Pokémon Argento ti scappava appena lo beccavi, a meno che avevi il coso che non lo faceva scappare. Ma lo sguardo. Sì, ma lo sguardo. Io dicevo sempre, ma questi sono dei cani di cui tipo Raikou è palesemente un gatto. Un gatto, sì. Ma anche Entei è un leone, sembra un leone, Entei, quindi è un felino. Però sono cani leggendari. Ma sui cuni forse un po' si può pensare che sia un cane leggendario, quello che gli assomiglia di più, e c'è un verso che è simile tipo a una ferrovia che viene. È vero, sì, 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 è vero, è vero. Sì. Pronti? Vai. In modo ingiusto. Ora andiamo su Owen. Mi è rimasto solo un foglio. Andiamo su Owen, sei pronto? Vai, Owen. 3, 2, 1. Vai. Horsi. Che non è della terza, però. Non è della terza, però fino a Owen. Vuoi che generi della terza? No. Puoi generare a ruota finché non arriva alla terza. Dai, allora. Shuppet della terza. Shuppet sì. Della terza. Vai, alla mezzo. Shuppet che è un fazzoletto, praticamente. Questo qui direi che possiamo mettere tranquillamente 30 secondi. Ok. Vai. Partenza, via. Andiamo. Shuppet. Che occhi ha Shuppet? Tipo gli occhi così. Ciao, sono Shuppet. Sono Shuppet. Siccome sono un fazzoletto, ho detto sì, che da grande volevo fare la tovaglia di un tavolo. Come qui, qui c'è il piatto, qui c'è sta il coltello, la forchetta, e qui c'è il bicchiere. E qui ci stanno le gambe del tavolo. 25, 26, z. Dai, 31. È simile. Wow, sì, il mio fa il tavolo. Fa la tovaglia. È come tutte le tovaglie. Aspetta, che cos'è sta cosa? È un pollo? Il suo verso, come tutte le tovaglie, è miau. Onestissimo. Mi ricorda qualcosa, aspetta. Devo venire in mente cosa mi ricorda. Quella faccina così. Sì, due Pokémon ancora li possiamo fare. Avanti. Vai. Torniamo, vuoi andare oltre? Sinnoh, Kanto, Io... Per stare un po' nel contemporaneo proverei Alola. Nel senso, vediamo, tanto Pokémon Sole e Luna ci abbiamo giocato. Niente. No? Niente. Ce l'ho lì, purtroppo non l'ho ancora finito. Cioè, ho iniziato il Let's Play, ma vabbè. Generate. Vai. Cubone, no. Alola si poteva fare. Oricorio, questo è dell'ultima. Cos'è tosto? Vuoi cambiarlo? Sì, cambiamo. Vai. Snubbull, no. Wormer, no. Blissey, no. No. Gibble, no. No. Pikipek. Sì. Lui sì. Pikipek, sì. Dai, lui sì, che diventa un uccello. È il primo che trovi questo qua. È il PJ della nuova generazione. Alla fine li chiameranno sempre in modi diversi. Saranno sempre uccelli diversi. Okay. Ma sempre PJ. Quanti secondi ci dai? 30. 3, 2, 1, via. Picky pack. Che c'è quest'occhio bello grande. Anche più grande, va. Che diavolo c'ha lì? C'ha tipo questo. È tipo Pikipek, siccome è bravo Pikipek, io non so se lo sai Marci, ma Pikipek è bravo. Bravo, è bravissimo. E lui va sempre a scuola, con lo zaino, quindi. Dico, questo è venuto un po' uno schifo, sai? È bravissimo lui. Tempo. Il tuo è bello. E il mio sta andando a scuola. Il mio è palesemente una schifezza, dai. Se potevo dirti che questo qua era carino. Se questo gli finisci le zampe, queste sarebbero le zampe e lui c'ha solo la testa. Fa schifo. Vai, generiamo, ancora. Andiamo ancora Alola? Come vuoi. Vai, scegli te, ti lascio scegliere. Andiamo di canto, di nuovo, torniamo all'origine. Vai, boom! Bello! Io direi, un minuto se ognuno di noi fa una evoluzione a scelta, senza riferimento. Sto pensando a quale potrei fare. Tu quale fai? Anche il mio preferito è Glaceon, ma non me lo ricordo per niente adesso. Un minuto, vai. A partire da ora, via. Allora, il mio Eevee è una nuova evoluzione che nessuno conosce. No, niente. Non te lo ricordi? Non mi viene. Vado di Eevee, semplicemente di Eevee. Non voglio fare proprio. Abbiamo detto un minuto? Sì, spero di sì. Oddio, io ho fatto un macello qui. Volevo fare una cosa, invece è venuto fuori un misto tra tutti gli Eevee, tutte le evoluzioni di Eevee. E in realtà, vabbè, è bellissimo. E anche francese. Ci sono. Bonjour. Che cos'è? Doveva essere un Jolteon, allora, come vedi. È un Jolteon con la coda di Eevee. Questa è la coda palesemente di Eevee. Vestito da... Il coso di Glaceon. Le orecchie di Glaceon. Il mio però è tenero, dai. È puccioso. Ha una faccia umana per qualche strano motivo. Guardate, un essere umano. È tipo... Facciamo corsi di... Quando uno fa così... E poi c'è... E questo qua è improvvisamente un Eevee. È un maiale questo.
Direi... questo è quanto. Se però l'avessimo fatto a punti, avresti palesemente vinto te. Dipende per cosa si davano i punti: per la velocità, la bravura, l'originalità. Cosa? Avreste vinto lo stesso tutte e tre. Dite voi chi è il vincitore, se ci deve essere un vincitore o se è semplicemente stato un divertente, così deve finire. Questo è quanto. Se vi è piaciuto questo video, ricordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E questo era Electric Pew. Non si dice mai. Tu fai il coso. Aspetta, voglio fare una cosa. Vai. No, non lo faccio. Ciao a tutti. Volevo andare lì sotto, però è troppo lontano. Ecco. Ciao!